Ciao, prima di passare al tutorial Pompon, vorrei apportare una miglioria al mio telaio. Per chi vuole realizzarlo, qui il tutorial. Voglio aggiungere il velcro da chiodo a chiodo per tenere fermi i fili che andranno a legare i pompon. E poi passerò subito al tutorial. Ora sono pronta a preparare i pompon. Prendiamo un gomitolo di lana e prepariamo 36 pezzetti di filo per legare poi i pompon. Mi aiuto con il telaio, arrotolando la lana intorno ai chiodi del lato più corto, il procedimento risulterà molto veloce. Ho tagliato 36 pezzi di filo perché saranno 36 i pompon che riuscirò a realizzare su questo telaio, 36 pompon di 4 cm. Quindi vado a posizionare il primo filo al secondo punto del mio telaio partendo dal chiodo che risulterà essere al secondo centimetro. Poi di seguito conterò 4 centimetri, cioè 4 punti, ed andrò ad applicare il secondo filo. Così via, ogni 4 centimetri, cioè ogni 4 punti, andrò ad applicare un filo. Arrivata alla fine del primo lato, risulterà l'ultimo filo a 2 cm dal chiodo, pari come l'inizio. Vado sul lato più corto e riparto dal secondo centimetro. Appoggio il filo sul secondo punto e procederò ogni 4 cm, quindi al quarto punto applicherò il filo. Così via fino alla fine del completamento del giro del telaio. Ho messo tutti i fili. Ora posso muovere anche la tavola e non si sposteranno. Ecco la necessità di applicare una striscia di velcro. Ogni filo risulterà comunque sulla sua posizione e io potrò andare avanti con il mio lavoro. Prendo un nuovo gomitolo di 50 grammi, preparerò un capietto per agganciarlo al chiodo, dopodiché farò il giro fino alla fine del gomitolo tutto intorno ai quattro chiodi. Concludo fissando l'estremità ad un chiodo. Procedo all'allegatura. È arrivato il momento del taglio, quindi
con l'aiuto delle forbici taglierò tra i due fili di legatura esattamente al centro. La realizzazione di questo mio telaio così particolare dà la possibilità di realizzare dei pompon quasi perfetti, cioè non avranno un granché bisogno di essere modellati dopo il taglio. Abbiamo la possibilità di realizzare varie tipologie di pompon. Chi volesse realizzare dei pompon, diciamo, pomposi, belli corposi, basterà utilizzare un filato più grosso, oppure basterà fare 10 giri in più sul telaio e avremo degli ottimi risultati. Si potranno fare di vari colori, di varie dimensioni. Spero di essere stata utile con questo progetto così particolare. Ciao, a presto!